Ha avuto qualche difficoltà con la Lettonia nei quarti di finale, è la squadra sicuramente favorita, è una squadra che ha programmato questo europeo, difatti dopo la Francia è la squadra che ha la miglior difesa. Ancora Sastre dal palleggio, gioca due con Mirotic che ha una mano sinistra affattata e lo dimostra in questa azione. Questo è un giocatore di un'altra categoria, l'ho già detto, è un giocatore che in Eurolega quest'anno a Siena ha dato spettacolo. Ricordiamoci le tre bombe della vittoria del Real Madrid nella partita appunto con la Mensana. Ricordiamo anche che è stato eletto Rising Star dell'ultima Eurolega, è un giocatore la cui qualità è davvero impressionante, soprattutto perché può giocare in tantissimi ruoli, fa il lungo ma potrebbe tranquillamente giocare anche dalla piccola. Pozza sa portare il pallone per la Spagna, si alternerà in questo compito, in questo quintetto con Francia. L'iniziativa e il bel canestro da parte di Sastre, che assolutamente non ha perso il filo del discorso intessuto ieri, 27 contro la Lettonia e adesso subito 4 punti per... veramente eccezionale, come Thomas, anche lui del Badalona. Playmaker visionario Francia, Sastre in ritmo, subito la tripla, 7 punti in un amen. Un giocatore bloccata sul più bello, Mirotic, isolamento per lui, porta a scuola Barinov, si prende il canestro e anche il fallo. È un bellissimo movimento spalle a canestro, ha delle mani veramente eccezionali e qui il coach russo Chernov ci vuole parlare sopra, ma ne deve di parlare già all'inizio. Herreros, il direttore sportivo del Real, ha detto, e mi sembra la definizione migliore, le sue mani sono una mina carica di punti. Ricorda la guardia titolare della Russia, Mirotic, ancora isolato con la mano destra questa volta, c'ha 7 punti per Mirotic, che brilla per onnipotenza. 7 punti. Astre e Mirotic, 7 per parte in questo inizio veramente folgorante, prova addirittura l'alley-oop, il punto di riferimento è Mirotic, pregevole anche l'assist da parte di Francia, due giocatori di eccellente qualità. Francia è un giocatore veramente molto bravo, è del Badalona e in questo torneo a oggi ha la bellezza di 4 assist a partita. Il miglior assist man del torneo, arriva finalmente la risposta da parte della Russia con il numero 15 Zubkov, che trova il bersaglio da fuori, la tripla per Zubkov, metà dei punti della Russia rispetto a quelli della Spagna. Bellissimo il passaggio di Mirotic per il canestro di Hill, che inaugura il suo tabellino offensivo. Primo quarto monopolizzato dalla Spagna, Mirotic si prende il piazzato, gli lasciano troppo spazio ed è un invito a nozze quello offerto da Balashov a Mirotic. Sì, questa era la dimostrazione di quanto dicevo prima, questo ragazzo ha anche movimenti e tiro per poter un prossimo futuro giocare anche da tre. E ricordiamo che è stato draftato nel primo giro dell'ultimo draft NBA da parte dei Rockets, poi girato a rimessa laterale, altro giocatore di estrema qualità, Tomas, gioca a due, meraviglioso con Mirotic e poi Tomas va su con un balzo clamoroso da sfoggio di tutto il suo per le Furie Rosse. Pozzas apre il palleggio, prova a trovare la coordinazione per il tiro, sceglie l'angolo giusto, faccia la tabella, 2 punti di qualità per Pozzas. Sì, questo sicuramente non è un bel messaggio per la nostra nazionale, perché già nel primo quarto coach Orenga sta facendo giocare già tutti quanti i panchinari, perciò tiene per domani le forze del suo quintetto base, mentre noi, ahimè, abbiamo dovuto lottare per tutta la partita, per tutti i 40. Si iscrive alla partita Pastuk, che Francia a muoversi come guardia, anche se in questo momento c'è in campo Simeon, grandissima giocata lungo la linea di fondo di Jovet, giocatore che si fa vedere soprattutto per la sostanza. Sì, bisogna dire che l'alta percentuale che in questo momento ha la Spagna è dovuta anche al fatto che tirano solo da sotto, mentre invece i russi tirano solo da fuori. Secondo jolly consecutivo di Tumano, centro per Simeon per Pozzas, ancora sotto per Mirotic, isolamento per Mirotic, finta di andare al centro, poi con la mano destra in semigancio. Sì, inutile continuare a dire che ha talento, è bravissimo, anche qui ha fatto un uno contro uno come da libro.
È veramente un fuori classe e a questo livello si vede ancora di più rispetto a quanto non sia già in Eurolega. Grande distribuzione qui, grande spaziatura offensiva. Pastukov punisce dall'angolo. Partita dopo che la Spagna ha veleggiato a lungo con il vantaggio in doppia cifra. Vediamo se trova soluzioni Orenga, e la soluzione si chiama Mirotic, ma l'assist sa di poesia da parte di Sastre. Tentativi, la circolazione della Russia, la Spagna però prova a mettere tanti granelli di sabbia per interrompere il meccanismo. Poi ci pensa Barinov con il punto esclamativo, l'ha fondata a due mani. Città del primo quarto, dove veramente giocavano come una squadra di grandi e non di ragazzi come sono questi. Splendido questo scarico da parte di Kachenkov, finalmente un autore della rimonta della Russia. La finta di Antipov che poi scivola nel momento in cui cercava di beffare dal palleggio Mirotic, allora contropiede per la Spagna con il fallo e il canestro da parte di Sastre. Grandissima giocata da parte di Jovica, la squadra russa, lo schiacciato per il lavoro in post basso e il canestro di splendida fattura da parte di Gorlanov, che ha sfruttato bene i centimetri di vantaggio su Pozzas. Ma in attacco giocano una pallacanestro abbastanza strana, sono tutti fermi, come dicevi tu, siano essi lunghi, siano essi piccoli, stanno tutti fuori, sembrano più giocatori di pallamano che non giocatori di pallacanestro. L'ultima azione del tempo, Francia rimane con il lungo, allora lo batte e inchioda la schiacciata ad una mano. Mamma mia, quantità ineluttabile di classe nelle mani di questo giocatore del Badalona. Il ruggito di Francia chiude il primo tempo, la Spagna è in vantaggio di 5 punti, ma andiamo a rivedere l'atletismo di Francia nonostante il tentativo di recupero da parte di Balashov. Sì, sicuramente questa chiusura, però voglio dire, è giusto che a quest'età abbiano queste pause, abbiano questi errori, perché altrimenti sarebbero già dei robot. Questa è una pausa difensiva di cui approfitta Pastukov e poi il vice alla Russia. Francia chiede il blocco di Mirotic, il difensore di Francia rimane incagliato sul blocco e Francia ne approfitta. Sì, grande canestro di Francia, ha avuto un attimo di spazio, arresto e tiro e è stata una sentenza. Sta perdendo le chiavi della partita Francia, dall'altra parte però in penetrazione Strepkov si fa perdonare, una che vuole ipotizzare la fuga definitiva, sempre zona per la Spagna, la circolazione perimetrale della Russia fa terribilmente fatica. Sastre vicino al pallone recuperato su Barinov che smista fuori per il tentativo di Kachenko, fuori tempo massimo, infrazione di 24 secondi, esulta come di fronte ad un gol. Juan Antonio Orenga. Sì, Orenga due azioni a zona, una palla persa, una palla recuperata, una palla recuperata per 24 secondi, perciò direi che la sua scelta è stata sicuramente in questo momento importantissima. Quindi assolutamente riabilitato dopo le critiche del primo tempo, Tani. Eh sì, perché dopo Sergio lo chiama e sai com'è. Il taglio lungo la linea di fondo ovviamente da parte di Arevalo lascia l'isolamento a Mirotic, che in allontanamento fa una cosa alla Dirk Nowitzki. E siamo di nuovo a un break che può essere decisivo. Posso fare il mago Telma? Vai! Allora, mi dicono che Mirotic è stata una delle cause dei dissapori di Messina con i suoi del Real Madrid e lo faceva giocare, e i vecchi dello spogliatoio non erano così contenti perché ovviamente vedevano le loro leadership la scoppata intanto di Mirotic sulle tue parole. Bene. Lui ha suffragio di quello che sto dicendo e devo dire che Messina non è che ci aveva visto giusto, ma aveva visto benissimo. Questo è un giocatore che non so per quanti anni vedremo giocare in Europa, perché mi sa che attraverserà l'oceano molto, ma molto velocemente. Lui ha detto che prima vuol vincere con il Real Madrid e poi andrà nell'NBA. L'improvviso da coach Orenga ha un po' confuso i russi, che non mi sembra abbiano
buoni playmaker, giocano in attacco. Che tre rimbalzi, però onestamente troppe palle perse nel momento decisivo della partita. Franci qui trova una corsia preferenziale e può andare via con il Mirotić per Franci, l'uscita di Sastre, lo schiacciato per Mirotić che va su con il punto esclamativo e schiacciata. Orenga esulta perché sa che questa può essere veramente la parola fine sulla partita, il timbro sulla finale. La Spagna cerca il suo primo titolo europeo under 20. Calma, speriamo invece che riesca la Russia a rientrare in maniera tale di impegnare. Adesso sta tirando malissimo, tant'è che la sua percentuale si è andata veramente calando e siamo a 6 su 21, che dovrebbe essere 22 addirittura con l'errore in precedenza. Mentre Miro di Alexander Chernov, Sastre lo schiacciato per Mirotić, adesso veramente vuole giocare per i libri Mirotić per battere il record che appartiene a Vasiliadis. Prova un altro canestro che sembrava impossibile, è rimasta in mano la palla e è riuscita a tirare lo stesso e siamo anche dei russi. Prova qualcosa anche in vista della finale, terzo quarto posto, Sastre la punisce, inchioda la tripla che aggiorna il massimo vantaggio al più 21, 7-6-5-5, sarà Spagna contro Italia. Intanto storie tese tra Balashov e un giocatore spagnolo, proprio Mirotić, forse ha subito un colpo più duro del preventivato Mirotić e non le ha mandate a dire all'avversario. Anche un bel carattere Mirotić, sa come farsi rispettare. Eccolo qui che va a gridarglielo in faccia a Balashov, mentre Arevalo si prende le congratulazioni. Spagna il pallone nelle mani di Pozzas, il dialogo con Sastre e il blocco di Lorenzo per il tiro di Sastre. Ha veramente la seta nelle mani il giocatore del Siviglia. Io vado già domani, anche se mancano 3 minuti, un grosso successo. In Italia diciamo sempre mancano i giovani, mancano i giocatori. Questa è sicuramente una bella notizia per il nostro movimento. Bravo Meneghin, che è il suo presidente. Tutti parlano sempre male quando la nazionale va male. Questo cambio di filosofia degli avversari, più 24 palle in mano, forse l'ultimo possesso offensivo della Spagna. Si prende la tripla e trova anche lui soddisfazione. A segno Barrera, lo specialista del tiro da 3 punti, la decima tripla del torneo di Barrera, uno dei migliori tiratori su pochissimi tentativi, già 10 triple per Barrera. Muore con il pallone in mano la Russia con Kachenko, solo Antipov in doppia cifra, quota 10 per la Russia, 37 per Mirotić, 23 per Sastre, 60 punti in due per la premiata ditta. Ottima la prova anche di Francia, 7 punti e 4 assist, grande capacità di creare per gli altri. Trionfo della Spagna, ventello preventivabile alla vigilia, però l'Italia può mettere in difficoltà questa squadra. Sì.